Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video di Nerd Show Movie Ita. Oggi siamo qui per lo speciale 500 iscritti dove andrò a mangiare la patatina più piccante al mondo, Hot Chip Challenge. Vi devo dire una cosa, l'ho già assaggiata qualche giorno fa perché mentre eravamo in gita mio compagno l'ha comprata, eccetera. Se mi seguite su Instagram lo sapevate già. Comunque, ho fatto varie valutazioni. Prima di assaggiarla, pensavo che fosse una cosa da niente, quindi che l'avrei potuta mangiare tutta. Adesso, io con tipo un quarto, qualcosa del genere, sono durato 3 minuti, ok? 3 minuti per un quarto. Facendo una media, duro a malapena 1 minuto e 15 secondi. Quindi, vedo un po' come fare. Comunque, suddividerò la sfida in questo modo. Inizierò a bere il latte, poi andrò di pane e infine, se proprio ce ne sarà il bisogno, c'è anche il gelato. Ma gelato un attimo per estremizzazione. Il packaging è fatto così, a forma di bara, non è che mette molta sicurezza. Gli ingredienti sono farina di mais, olio di semi di girasole, peperoncino Carolina Reaper, Scorpion, Trinidad, Morunga, carboidrati attivi, sale 0,9%. E io l'ho ordinata su Amazon, quindi se anche voi volete provare questa sfida, io non ve la consiglio, però se anche voi la volete provare, vi lascio il link qua sotto in descrizione o nel primo commento disponibile. Allora, adesso ho messo l'inquadratura un pochino più vicino, così vi riesco anche a far vedere cosa c'è all'interno. Allora, Hot Chip Challenge, 10% di sconto, c'è uno sconto, va bene, perché proprio si deve essere masochisti per prenderne un'altra. C'è uno stickers. Questo palesemente dice, se ce la fai attaccatelo dietro al telefono, se non ce la fai buttalo e dimenticatene per sempre. La patatina più piccante al mondo, messa dentro questo sacchettino. E infine, guantino nero, che anche questo esprime molta felicità e sicurezza per chi la mangia. Io però, sapendo cosa succederà, cioè che io la prendo, poi finisce anche sull'altra mano, mi tocco gli occhi e andiamo tutti all'ospedale, ne ho preso un altro per sicurezza. Per cronometrare la sfida userò il mio orologio, dove imposterò un timer e alla fine di tutto questo, di tutta questa sofferenza, andremo a vedere quanto ci ho messo per smaltire il piccante e per superare la challenge. Ma come detto, io ne ho già mangiato un pezzo, io ho guardato un botto di video. Dicono che quella un pochino più rossa sia meno piccante e quella un goccio più nera sia più piccante. Noi siamo così tanto sculati che ci abbiamo quella marroncina, una via di mezzo. Allora, per questo video voglio 20 like e 120 visualizzazioni. E la farò assaggiare a qualche mio amico. 3, 2, 1, via.
coglione io. Later. Mai più. Allora ragazzi, io ho appena finito di mangiare la patatina più piccante al mondo, sono già passati 50 minuti, mi sono ripreso, il mio organismo è stabile, o almeno più o meno, probabilmente quando andrò in bagno sarà ancora peggio di prima. Comunque non lo consiglio a nessuno, soprattutto per le persone che hanno già malattie stabili, come potrebbe essere l'asma o comunque cose del genere, soprattutto anche se siete intolleranti al lattosio, non lo fate perché dovete bere un botto di latte. Poi forse anche lo Zimil, tipo, va bene, però secondo me è proprio l'effetto del lattosio che fa sparire il piccante. Comunque questo qui è un piccante veramente diverso, è come se accendessero un falò dentro la vostra gola. Ce l'avete presente quando ci avete mal di gola e non riuscite proprio a mangiare nulla o a bere nulla? Più o meno, peggio forse. E quindi niente, io vi saluto e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bye, nerd!